amici di Radio Maria, un anno a tutti. Siamo qui nella casa di Visca, la quale gentilmente accetta di rivolgere un breve saluto, perché poi abbiamo... E allora un saluto a tutti i nostri ascoltatori, soprattutto buon anno, e naturalmente poi ci parlerà anche dei messaggi della Regina della Pace. Sì, allora Visca, lascio a te la parola. Ecco, guarda, carissimi ascoltatori, prima vi voglio dire che vi voglio bene tutti e anche faccio tanti auguri per questo nuovo anno, per la nuova vita, per il nostro cambiamento, che Regina della Pace proprio trasforma e benedice vostre famiglie e benedice ogni cuore di tutti a noi. Ecco, Visca, come sempre ti chiediamo i messaggi della Regina della Pace, e poi anche se ti ha detto qualcosa ultimamente la Madonna. Certo. No, ma guarda, io sono sempre contenta, veramente, anche quando si parla sulla Madonna, suo messaggio, sono sempre disponibile e faccio proprio con tutta gioia, perché quello che la Madonna dice a noi, a me direttamente, io devo anche dare a voi. Così, ma guarda, messaggi principali che la Madonna dice per tutti noi, e sono preghiera e pace, conversione, confessione, digiuno. E anche la Madonna raccomanda che noi ogni giorno preghiamo tutti e tre parti rosario, e anche due volte in settimana digiuno, mercoledì, venerdì, solo pane e acqua. Ma una cosa più bella, che la Madonna raccomanda, preghiamo per nostra forte fede. E quando la Madonna raccomanda pregare, lei non chiede che noi preghiamo solo con parole e con bocca, ma la Madonna raccomanda che noi ogni giorno, piano piano, aprire il suo cuore, che preghiera viene una gioia, preghiamo proprio con cuore. E anche la Madonna ha dato un bellissimo esempio e dice: ma tutti voi da vostre case avete una vasa di fiore, che voi ogni giorno di questo fiore mettete due o tre gocce acqua, e dopo vedete come questo fiore crescere, viene una bella rosa. E anche il stesso esempio il nostro cuore, ma quando noi ogni giorno il nostro cuore mettiamo solo due preghiere con cuore, il nostro cuore crescere stesso come questo fiore. E quando due o tre giorni non mettiamo l'acqua, vediamo come questo fiore sparisce, come non esiste più. E anche la Madonna dice: ma noi tante volte, quando viene momento per preghiera, possiamo dire: ma oggi sono stanca, stanco, non può pregare, ma prego domani. Ma quando viene domani, dopodomani, così ogni giorno lontaniamo la nostra preghiera, il nostro cuore viene tutto da un'altra parte. E la Madonna dice: ma come un fiore non può vivere senza acqua, e noi non possiamo vivere senza grazia di Dio. E anche dice: ma preghiera con cuore non si può studiare, non si può leggere, ma preghiera con cuore solo si può vivere, giorno per giorno andare un cammino avanti. E quando la Madonna raccomanda digiuno, lei dice: ma una persona che sta male non può fare digiuno pane e acqua, solo fare un piccolo sacrificio che più piace. Ma una persona che sta bene e dice: ma non si può digiunare, male testa, gira. E la Madonna dice: ma quando noi fare digiuno per amore Dio e lei, sicuro non c'è problemi, solo che manca nostra forte volontà. E anche la Madonna vuole nostra totalmente conversione, dice: cari figli, ma voi quando hai un problema e una malattia, ma tutti voi pensate che io, Gesù, stiamo lontano da voi. E la Madonna dice: no, noi stiamo sempre vicino da voi, ma voi aprite il vostro cuore e dopo vedete quanto noi amano da tutti voi. E anche la Madonna vuole che noi la fare piccolo sacrificio, ma più contenta quando noi non pecchiamo più e lascio i nostri peccati. E dice: io dare da voi la sua pace, il suo amore, ma voi portate la vostra famiglia e i vostri amici, e dare una benedizione da tutti noi e prega per tutti noi. E dice: ma sono più contenta
quando voi da vostre famiglie e vostre comunità pregate insieme rosario, ma più contenta quando genitori pregano con figli, figli con genitori, così uniti in preghiera che Satana non può fare niente. E anche la Madonna dice che Satana è sempre disturbo, ma vuole disturbare le nostre preghiere e la nostra pace. E la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più, e unico armo contro di Satana solo rosario in nostra mano. E anche la Madonna raccomanda che noi mettiamo sempre vicino da noi una piccola cosa benedetta, piccolo croce, piccola medaglia, solo un piccolo segno contro di Satana. E raccomanda che noi mettiamo Santa Messa alla prima posto, e questo è il momento più importante, momento santo. E questo momento Gesù viene vivo mezzo di noi. Così la Madonna vuole, quando siamo in chiesa, andiamo a prendere Gesù senza paura, senza scusa. E raccomanda una volta al mese, santo confessione, dice, ma voi non andate a confessare solo perché hai un peccato, ma voi andate a confessare, fare qualche consiglio sacerdote, così andate un po' avanti. E anche la Madonna è troppo preoccupata per tutti i giovani in mondo, che giovani è vivere una situazione molto molto difficile, che noi solo può aiutare con nostro amore, preghiera con cuore. E dice, cari giovani, e questo cosa lo offre il mondo? E tutto è un passeggero. Si vede dove Satana aspetta tutto il nostro momento libero, e lui si vuole attaccare. Ma oggi proprio lavoro giovani e vuole dividere le nostre famiglie. E anche la Madonna dice, ma questo sono momenti, momenti di grande grazie, che lei vuole che noi la prendere questi suoi messaggi e vivere, e vuole che noi siamo portatori la sua pace, preghiamo pace per tutto il mondo. Ma prima la Madonna raccomanda, preghiamo pace nel nostro cuore, pace in nostre famiglie, in nostre comunità, e dopo con questo pace preghiamo pace per tutto il mondo. E la Madonna dice, ma quando voi pregate pace per mondo e non c'è pace dentro il nostro cuore, questa preghiera non va così tanto. E anche in questo momento la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più, preghiamo per sue intenzioni, per sui piani, che ogni giorno prendiamo la Bibbia e leggere due o tre righe e vivere questa la giornata. E raccomanda, preghiamo per Santo Padre, Vescovi, Sacerdoti, per tutta la nostra Chiesa che sono bisogno delle nostre preghiere. Ma in modo particolare la Madonna raccomanda, preghiamo per un suo piano che si deve realizzare, ma sua grande preoccupazione, si vede uno grande dolore questo momento della Madonna, e sono giovani e famiglie, un momento molto molto difficile. E anche la Madonna dice che noi preghiamo per un suo piano che si deve realizzare. Anche da tanto tempo e la Madonna chiede che preghiamo un po' di più per realizzare questo piano, ma dice che siamo ancora troppo lontani di quello che lei desiderava, che aspetta da noi. E anche la Madonna dice che lei prega per pace e raccomanda che noi insieme con lei preghiamo per stesso intenzione, aiutiamo con nostre preghiere. Dunque Visca, andiamo a fare una trasmissione lunga stamattina perché abbiamo purtroppo oggi un giorno di lutto, è morto un parente, un funerale da qualche momento. Però volevo farti alcune domande. Innanzitutto la Madonna il giugno, il giorno dell'anniversario, ha manifestato la sua gioia perché diceva che la stava aiutando a realizzare il suo piano. Mentre mi pare che ultimamente a te la Madonna abbia detto che siamo molto lontani da aver realizzato il suo piano. Sì, ma guarda, anche quello che la Madonna ha già detto giugno, sicuro sai che gente ascolta e raccoglie, prende messaggio e va un po' avanti e dopo si stanca, non si prega più. Certo. E anche la Madonna dice, ma quando cominciate a pregare, pregare con cuore per realizzare il mio piano, non si stanca mai, poco per volta andare avanti. E voi fate questa pausa, stancate, dopo continuate. Sono più contenta quando cominciate poco per volta, andate avanti. Sì,
sì, c'è anche da dire, quindi sembra che in questi ultimi tempi ci siamo un po' raffreddati. Sai, la donna, lei dice sempre così, sono momenti di grande grazia. Però e adesso dipende uno di noi come coglie questa grazia. Certo, certo, Visca, però una delle poche volte, nei tanti messaggi che avete in questi 20 anni, in cui la Madonna ci ha detto nel messaggio che ha dato Miriane il 2 dicembre di asciugare lacrime. Che scendono, sì. Allora se scendono le lacrime dai suoi occhi perché molti non conoscono l'amore di Dio, perché molti non cercano Gesù, vuol dire che c'è una situazione che angoscia il suo cuore di mamma. Sì, ma guarda, io dire questo perché la Madonna piangere non l'ho visto mai. Sì. Come lacrime fuori, sì. Ma tu non l'hai mai vista? Mai visto lacrime. L'ha vista la Maria Liliana, era così, loro sì, tutti, sì. Solo io che non ho visto mai che piange. Ma solo perché quando vede te si rallegra forse. Ma sai, ma padre Lili, anche altro che una cosa altra, sì. Capito? Ma quando la Madonna viene, tu vedi subito come il suo viso, come si presenta, o triste di più, o contenta di più, o così. Certo. Ma anche non solo aspettare, guarda, mai visto la lacrime così, ma anche senti un grande dolore. Senti, una, sì. Solo proprio che vedi che piange il cuore, ecco. Capito? Come altro, la Madonna come madre, con quello io sento, a lei dopo trasmette con uno sorriso, con un sorriso di speranza, un certo. Sorriso di fiducia, così, sai, proprio copre certo. Quello sullo, suo dolore con quelle cose. Lo copre col speranza. Sorriso. Senti Visca, tu sai che in questo momento qui il mondo ha vissuto una, quello che il Papa ha chiamato una tragedia immane, no? Quindi sono, forse non sappiamo quanti, forse non sappiamo mai quanti saranno i morti, forse saranno addirittura 500.000 e la Madonna ha detto nulla prima, ne ha detto nulla dopo. Ecco, Visca, volevo farti una domanda ben precisa. Secondo te questo evento ci insegna qualcosa? Sicuro che insegna. Già. Cosa ci insegna? Sono cose, ma guarda, quello come io spiego sempre questo. Prima, padre Livio, che è cominciata guerra da noi, che la Madonna ha insegnato sì. Così con una forza, così sì. Che ha detto, ma cari figli, voi con vostra preghiera, vostro può allontanare anche la guerra. Certo. Ma noi tutti pensiamo forse a guerra sull'Iran, Iraq, Cuba sì, e così sì. Può lontano. Certo. A lei ripete, così sai, con una preoccupazione, certo. Così con una... E dopo piano piano è arrivata guerra da noi, certo. Capito? Anche quello, quello come tu hai fatto la domanda, si vede che siamo veramente lontani sì. Di quello suo amore e sue parole, certo. Che noi accettiamo quello che lei aspetta. Si può dire, anche se questo evento così drammatico non rientra nei 10 segreti, però si può dire che sia un ammonimento del cielo? Certo. Sicuro. È un richiamo alla conversione. Sicuro che la 23 anni che la Madonna chiama conversione non si stanca. Non si stanca. Ancora noi siamo lontani. Sì, sì. E dopo quando succede qualcosa e possiamo dire, ah Dio perché dai quello? Sì, capito? Sì. Dio non c'entra qui niente. Siamo a noi che siamo troppo lontani di suo amore. Senti, questi giorni naturalmente sono mancati... Sono mancati anche quelli che accusano Dio perché dicono tanti innocenti, tanti bambini, Dio ha un cuore duro. E il Papa in qualche modo ha cercato di rispondere a queste critiche dicendo all'Angelus Domenica che Dio non abbandona il mondo. Tu cosa dici, Visca, quelli che dicono Dio ha un cuore duro? Ma guarda, posso dire che Dio abbandona tanti, posso dire solo quello che fa una scusa. È una scusa che Dio si abbandona. Certo, che abbandona. Siamo noi che abbandoniamo sì, Dio. Ah, che Dio aveva un cuore duro. Sì. Quelli hanno cuore duro. Quelli hanno un cuore duro. E non sanno come un cuore di amore. Certo. Il Signore chiama cambiarci quello cuore di pietra, metterci cuore di carne. Sì, a sì. Quelli che dicano quello hanno cuore di pietra. Sì, sì, loro sì. Non sanno, non possono conoscere con quello cuore di Dio. Mi ricordo che durante il tempo della guerra la Madonna ha dato un messaggio fra i più severi,
quando diceva voi in questo momento dite Dio dove sei, Dio dove sei, e la Madonna ha detto voi vi siete allontanati da me e io non posso aiutarvi. Certo, perché non volete, non chiedete. Così noi siamo quelli che allontaniamo, perché sì. Noi tante volte pensiamo siamo troppo intelligenti, siamo più bravi, ci mettiamo più avanti di Dio. Certo. E quando sbagliamo chiediamo aiuto. Sì. Prima la nostra intelligenza va avanti, certo. A Dio è sempre vicino. In momenti come questi, naturalmente, uno vuole sentire... cioè noi cristiani, in poche parole, noi che siamo fra quelli che hanno accolto la chiamata dalla Madonna, che hanno accolto la sua chiamata, ecco, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare per dare speranza e luce per il futuro? Sì. Ma noi solo dobbiamo pregare e dare con la nostra vita, dobbiamo dare silenzio esempio di altri. Capito? Come dico silenzio, perché la Madonna dice, ma tante volte nostre parole non aiutano tanto, sì. Ma più aiuta il nostro con il proprio esempio vivo, sì. E nostra preghiera, e posso toccare il cuore di altri. Quindi dobbiamo dare la testimonianza della vita. Testimonianza viva, certo. Della vita per altri. Sì, testimoniare la fede, l'amore. Certo, sì. Che altri vedono che siamo cambiati, certo. A noi, che possono vedere il nostro esempio. Sì, sì. Sì, io credo che dopo un evento del genere... sono quelli che dicono, vogliono in qualche modo cancellarlo dalla memoria, non pensarci più, altri invece che hanno paura del futuro. Qual è il nostro atteggiamento di cristiani? Sì, ma guarda, la Madonna dice, uno che prega non ha paura. Non ha paura del sicuro futuro. Sicuro per futuro. Certo. Perché noi crediamo e così il nostro futuro è il Signore. E Lui dà forza, dà tutto. Così è detto chiaro, chi prega non ha paura del futuro. Paura di futuro. Perché fa l'esperienza dell'amore, certo. Di Dio che lo accompagna e che lo protegge. Ma è vero, che vita continua. Certo. Senti, visto che ieri abbiamo visto anche un bel evento, che è il battesimo... di tuo figlio, di qualche parola sulla famiglia cristiana, sul dovere dei genitori di educare i figli, di trasmettere la fede, perché in questo manchiamo molto. Certo, ma guarda, anche importanza è quello che famiglia trova tempo uno per altro, capito? Sì. Come famiglia, e dopo, come la Madonna raccomanda, pregare insieme, sì. In famiglia, sì. Così sa anche, lei raccomanda rosario, sì. Adesso prima l'inizio, ma non importa adesso preoccuparci quante ore, tempo, certo, così, certo. Ma importa prima unione, preghiamo un Padre nostro e così basta, certo. Che il Signore dopo la guida così, ma sì. Famiglia è molto importante, perché anche si vede grande preoccupazione della Madonna famiglie, certo. Perché tanti divorzi, divisi, nessuno ha tempo uno per altro, così tutti, sì. Fanno quello che vogliono così, certo. Ma proprio la Madonna vuole, ma famiglie sante, sì. Sante famiglie che così, sai, senza preghiera, senza unione, sì. Senza amore, sì. Non c'è niente. Ma la prima apostola, sì. Lei raccomanda e chiede, noi da nostre famiglie metterci Dio, sì. E dopo tutt'altro. Fino che non cambiamo posto, sì. Non mettiamo la Dio prima a posto, sì, sì. Non c'è niente, non, certo. Benedizione, niente. Prima a posto Dio e dopo tutto altro. Quindi in questo momento, casomai, si può dare un consiglio a tutti, ecco, di ricominciare a pregare, ma personalmente, e soprattutto nelle famiglie. Nelle famiglie, anche che famiglie, quelle giovani, quelli che possono nascere bambini, ma non avete paura. Sì. Ecco. E vedete, ma anche io ieri ho fatto battesimo bambino 2 mesi, sì, ma anche, sì. Io dico a voi, ma vedete con questo esempio che non c'è motivo per preoccupazione, certo. Che la Madonna aspetta la vita, certo. Aspetta bambini, certo. Così confrontate di quello male, aprite la cuore, certo. Aprite la vostra famiglia, così con famiglia numerosa, così arriva, sì. Benedizione, arriva tutto. Certo. Tu una bambina di 2 anni e poi diciamo di 2 mesi, sì. Ecco, a questa bambina di 2 anni insegni la fede. Sì, ma guarda, lei è ancora piccola, ma piano piano, sai, quando lei si sveglia e prima parola, sai, lei fa segno di croce, sì. E dice, ma Signore, Gesù, tu oggi
proteggi la mia mamma, papà, a me, fratello, sai, lei dice nome di tutti, così. Sì, ti avevi insegnata tu questa preghiera. Sì, mi ha insegnato. E anche già detto, Maria, chi ami tu più di tutti? Più amo Gesù e dopo mamma, papà e altri sì, familiari, sì, ma prima sì, è sì. Gesù. E ogni sera quando va in letto così fa Angelus e va un bacio, Gesù sì, sì, ti manda un bacio, capito? Sì, così sì, piano piano certo, insegno poco certo, per volta così. Sì, sì, è molto importante perché specialmente da noi. Il padre Livio da piccolo ci dà esempio. Certo. E quando cresce che va e dopo è troppo tardi. È troppo tardi. Proprio la Madonna dice, ma quando sono piccoli si deve dare esempio. Certo. E quello che tu dai tuo bambino, quello sì, coglie. Certo. Che non dai niente, cosa aspetti sì, sì, da suo figlio? Sì, sì. Sì. Ma se prima posto Gesù e la Madonna non la mette? No, no, prima ha posto Gesù e secondo posto la Madonna. Donna. E poi il papà, la mamma. Come la Madonna ha già detto, prima posto è mio figlio, certo, e secondo posto sono io. Certo. Tante grazie lui dà a me, io sì, posso dare a voi. Certo. Lei è solo tramite certo, di queste grazie. Certo. Non si mette mai prima a posto. Certo. È lei secondo e di prima a posto. Sì. Vorrei fare una ultima considerazione perché credo che tutto sommato faccia piacere all'ascoltatore di Maria. No? Che ieri parlavo con la responsabile dell'ufficio informazione di Međugorje che parlava di pellegrini registrati, uh-huh, non quelli che vengono da soli, sì, che sono tanti, ma registrati in questo periodo di Natale sono venuti 8.000 pellegrini, di cui 5.000 italiani. Questo mi fa pensare bene, cioè il fatto che tante persone... C'è cioè, un po' movimento. Sì, cioè il fatto che tanti milioni di persone invece andare al mare in montagna, ha fatto questo lungo viaggio, venire qui a pregare la Madonna, mi fa ben sperare per l'Italia. È vero, ma no, ma guarda, sicuro vedi ogni anno per Capodanno c'è sempre di più gente, capisci? Sì, sì. C'è sempre quelli che cercano qualche cosa, andare fuori, altro, ma si vede, sai, che siamo tanti anche che pregano, sì, capito? Sì. Anche questi giorni è stato da tutto parte del mondo. Sì, sai, sì, ieri sì, hai visto quelli da Giappone, da Corea, sì, sì, Libano, parte sì, di Libano, così, ma da tutti i sì, parti arrivati, certo, sono arrivati là, quelle, certo, ma sono arrivati anche italiani, tutti quanti, perché ho sentito sì, chiamata sì, dentro, che la certo, Madonna proprio chiamato. Certo. E adesso uno di noi che è stato qui la veglia così per questo, noi dobbiamo essere esempio per altri. Per gli altri. Così che questo anno siamo stati 5, prossimo anno siamo di più, così sì, è importante sì, sì, che certo, si muove così che possiamo certo, dare conversione anche possibilità sì, di altri. Certo. Sì, di una parola per i malati, perché sono convinto che i malati salvano il mondo. Ma certo, ma guarda, Anche il nostro Santo Padre è malato. Ma guarda, per me è sempre una grande gioia salutare malati, sai, anche dico verità, ogni sera quando la Madonna viene, la prima posto presento malati e dopo tu la vedi tutti i giorni ancora la Madonna. Tutti i giorni. Sì. Ma prima a posto sono malati, sì, ma quelli malati di corpo, sai? Certo. Questi sono, quelli altri sono tantissimi. Sono troppi. Ma anche così metto tutti, no? Proprio certo, così, sai, e chiedo sempre nome di tutti gli altri, quelli malati che la nome della Madonna che dà forza, certo, che dà coraggio, che dà certo, fiducia, loro possono affrontare questo, quella sì, malattia con certo, cuore, con certo, amore, certo, perché quando Dio dà questo dono, non dà a tutti, sì, solo dà per quelli che possono portare, certo, e anche possiamo solo ringraziare, imparare a ringraziare Dio per questi doni, certo, e anche la Madonna dice, ma siamo tanti, quando arriva questo dono vogliamo subito lontanare, regalarlo agli altri, sì, ma lei gli ha detto, ma non avete paura. Sì. Dovete essere contenti, stiamo sì, a dire, ma Dio ti ringrazio per questo, sì, che tu hai ancora qualcosa da dare, sì, sono pronto a prendere, certo, solo questo momento chiedo la tua forza e coraggio che io possa andare avanti, certo, e anche dice, ma voi non sapete quanto valore aveva nostra sofferenza davanti, certo, proprio una grazia, sì, è quello sì, dono che... Sì, grazie Visca, abbiamo consumato la nostra mezz'ora di tempo,
Ecco, allora fai tu un saluto, certo, a tutta la famiglia di Radio Maria che ti ascolta volentieri, e poi diciamo una preghiera finale. No, ma guarda, carissimi, ecco, vi mando uno grande saluto, ma dico anche, ricordate stasera dove siete, così 6-20, raccomando tutti voi, tutte le vostre famiglie, e prego per tutti. La Regina della Pace benedica tutti a voi con suo amore e sua pace. Un grande bacione, un grande volerci bene a tutti, vostra Visca. Ecco, adesso diciamo un Padre nostro, un Maria, sì, Gloria, ecco, al Padre. Bene, sì, per tutti i vostri figli. Certo. Il mio Zaissina, educa il Sveto, Amen. Oce Padre nostro, jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Daci oggi il nostro pane quotidiano, daci oggi nama duge naše, debiti, kako i noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, zdravo Mario, mio si pona Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Gloria al Padre, slava Otcu e Sinu e Duhu Sveto. Come era in principio, ora e sempre, sada i balza vijeke vijekova. Amen. Zahvaljujemo ti, svemogući vječni Bože, na svim dobročinstvima Tvojim, koji živiš, kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Regina della Pace, prega per noi e benedica tutti a noi con suo amore e suo pace. Un bacio a tutti, buona giornata a tutti. Grazie Visca. Grazie a Dio.